Quante volte diamo per scontato il valore di un dono che ci è stato regalato. Nasciamo e troviamo già pronto il frutto di un lavoro che non può andare distrutto. Quante volte pensiamo a noi stessi, mettendo al centro solo i nostri interessi, dimenticando che qualcosa ci accomuna ed è in assoluto la cosa più preziosa. Condividiamo lo stesso cielo, la stessa aria, la stessa terra. E non possiamo fare finta che un problema serio non esista. Cambia il clima, cambia il mare. E non possiamo stare fermi a guardare. Qui si tratta del nostro pianeta, l'ossigeno della vita. Vorrei ricordare che in questo non è plastica, ma sono tutti compostabili, che questo è vetro, che il Senato è tra le prime istituzioni che ha adottato auto elettriche, un tetto fotovoltaico che nelle istituzioni a Roma in particolare non c'è, e che ha fatto un percorso di informatizzazione levando il 75% della carta da fotocopia. Cioè, voglio dire, un percorso che abbiamo iniziato importante su questo tema, che è proprio la salvaguardia della vita umana. Io credo che oggi più che mai il rispetto per l'ambiente sia una delle priorità non solo della politica e quindi delle istituzioni, ma di ognuno di noi come cittadini italiani. Credo che partire dalla scuola, in modo particolare dalla musica, tra l'altro musica dove i ragazzi stanno attenti, quindi partiamo da un aspetto proprio culturale, valoriale e di percorso di costruzione di sensibilità dei nostri giovani. Credo che questo sia l'aspetto primario che noi dobbiamo fare, non solo oggi che presentiamo questo progetto che io lo considero importante, ma dovremmo fare in tutte le scuole, partendo dai sistemi che i giovani stiano attenti, con mezzi diversi. La musica è una di queste, una clip per far capire cosa significa salvaguardare l'ambiente. Una bella cosa, complimenti ai ragazzi. Dipende da noi, soltanto da noi, cambiare il destino del nostro mondo che ora soffre, ma dipende da noi e saremo noi a salvare il bene. La salvaguardia dell'ambiente è priorità, non più come una volta dove salvaguardare l'ambiente significava bloccare tutto e non dar sviluppo alla nostra comunità. Oggi uno sviluppo ecosostenibile, rispettando quelli che sono i criteri anche dell'industria e non solo, ma con l'attenzione verso l'ambiente. Quindi un giusto equilibrio delle cose, è una sensibilità che è cambiata e oggi più che mai è in mano ai nostri ragazzi. Quante volte ci hanno deriso dicendo che un singolo gesto non fa risultato. Ma invece io penso il contrario e saremo per tutti un esempio straordinario. E in quanti ancora non ci crederanno, pensando al complotto o che è tutto falso. Ma forse è una scusa per non far niente e restare a guardare con aria indifferente. Condividiamo lo stesso cielo, la stessa aria, la stessa terra. E non possiamo più inquinare, è il messaggio che deve arrivare. L'ambiente deve essere preservato, in particolar modo bisogna lavorare molto nell'educazione ambientale, quindi partire dalla scuola e insegnare quelle che sono le buone pratiche che i giovani devono imparare tutti i giorni, e perché ciascuno di noi può contribuire anche nel suo piccolo per inquinare di meno. Noi sentiamo parlare continuamente di ambiente nei temi che sono macro, cioè a livello mondiale, ma noi dobbiamo anche sensibilizzare i giovani, in particolar modo i ragazzi, per far sì che possano adottare quelle buone prassi anche nella vita quotidiana per inquinare meno. Quindi è un aspetto secondo me molto importante questo. Cambia il clima, cambia il mare e non c'è più tempo per sperare. È una canzone che ho scritto proprio per sensibilizzare su questo importante tema che ha portato a scendere in piazza tantissimi studenti in tutta Italia. E l'ho voluto fare con il linguaggio delle canzoni che ascoltano realmente i ragazzi di oggi, con una sorta di lezione canzone, quindi oltre proprio la canzone aiuta anche a far riflettere su questa importante tematica. Dipende da noi, soltanto da noi. Certamente la canzone è utile perché deve muovere le coscienze, poi la scuola attiva azioni, perché al pensiero deve anche seguire l'azione, quindi già all'interno del nostro progetto Carbon Footprint noi stiamo realizzando sia delle azioni di conoscenza e anche di sviluppo di competenze sul risparmio energetico in generale. Abbiamo avuto la possibilità a Losanna di conoscere dei membri dell'IPCC, quegli scienziati che dicono che abbiamo 11 anni di vita,
prima di arrivare a un punto irreversibile. E dovremmo prendere coscienza di tutto ciò. E saremo noi a salvare il bello che abbiamo attorno per condividerlo. E pensate se è giusto lasciare oceani invasi da tonnellate di plastica, o far crescere bambini dove si respira solamente aria tossica. Penso che dai piccoli gesti che si parte a cambiare tutto. Non estinguersi, ora è tutto nelle nostre mani. Crediamoci, dipende da noi, soltanto da noi, cambiare il destino del nostro mondo che ora soffre, ma dipende da noi, e saremo noi a salvare il bello che abbiamo attorno per condividerlo. Sono qui Fratelli d'Italia, dove siete seduti voi? Qui c'è Forza Italia, dietro c'è la Lega, dalla parte 5 Stelle più o meno è quella va qui, PD, Italia Viva e Gruppo Misto. Rispetto quindi al Presidente, diciamo destra, centro, sinistra. Ogni banco ha i nomi di senatori e si vota con la manina dentro qua, perché nessuno può vedere in caso di votazione segreta cosa voti.